Salve, sono Ilaria Baldin, referente per il programma Nati per la Musica in Veneto. Oggi sono collegate con me Alida De Bortoli, assistente sociale, e Paola Coppe, bibliotecaria del comune di Segusino. Lascio Buongiorno a buongiorno tutti. a te. Alida, come mai un assistente sociale e una bibliotecaria si vogliono spendere per un laboratorio, per la fascia 03? Cosa avete in mente? Abbiamo in mente di riattivare e di attivare quello che c'è già di fatto. Tante relazioni e tanta voglia, ecco, di ricominciare a stare insieme. Voglia che abbiamo sentito negli ultimi anni, vedendo tante le famiglie degli ultimi anni, dei nati 2020 e 2021. E da qui è nata un po' la voglia di fare come servizi sociali, biblioteca e nido del comune di Segusino, una serie di laboratori e incontri. Qui stiamo presentando quello della musica, ma abbiamo anche psicomotricità, letture, incontri di formazione per genitori, massaggio, per ritornare a stare insieme. Ecco. Sì, la biblioteca questo lo fa da anni, ho visto, seguendo anche i vostri social. Nello specifico avete deciso di coinvolgere anche Nati per la Musica. Cosa Certo. può dire una bibliotecaria rispetto a questi programmi nazionali? Sì, da tanto tempo appunto cerchiamo di proporre durante l'anno varie attività. La musica in questo momento ci mancava, abbiamo sentito anche dai genitori in alcuni momenti di incontro che abbiamo fatto nei mesi scorsi, che alcuni di loro ci davano questa idea di introdurre la musica e abbiamo co colto l'occasione al volo, diciamo, di questa proposta di insieme di laboratori, insieme di iniziative proprio rivolte alla fascia 0-3 anni, abbiamo colto l'occasione per inserire anche questa parte della musica. Naturalmente la parte di promozione della lettura è quella che abbiamo curato di più in tutti Certo. questi anni. Anche una cosa che abbiamo curato è il dono del libro ai nuovi nati. Con la musica introduciamo qualcosa di bello, di nuovo, che ci può unire, che ci Sì. può far star bene insieme come genitori, come comunità. Sì. Lo scopo è proprio questo, attraverso l'andare a ritmo insieme, sia con le voci che con gli strumenti musicali, creare un senso d'appartenenza. Quindi il gruppetto che si va a formare tra genitori, figli, nonni, se partecipano, in poco tempo, anche con bambini molto piccoli, appunto da 0 a 3 anni, possono sentirsi, aggregati e mescolati. C'è molta autoironia e la musica è un grande facilitatore. Sicuramente i libri selezionati dai programmi Nati per la Musica, Nati per Leggere, che le biblioteche possono dare in prestito, sono dei facilitatori. Perché c'è il visivo, c'è la narrazione che attraverso la nostra voce prosodica porta già alla musicalità. Il resto lo costruiamo insieme alle persone che vorranno iscriversi, perché ogni gruppo è diverso, crea la sua storia, è come se scrivessimo un nuovo libro. L'invito è a contattare il numero indicato in locandina. Il prossimo incontro è sabato presso il comune di Segusino. Sì. Con questo vi salutiamo e vi aspettiamo. Certo, un altro appuntamento per i genitori solo è anche mercoledì sera. In verità, solo per genitori, per fare cerchio, per comunicare. Invece il prossimo appuntamento con i bambini e i genitori insieme, come dicevi tu, è sabato prossimo. Esatto. Trovate tutte queste informazioni riepilogate nella locandina qui a fianco. Bene, a presto, ci vediamo a A Segusino. presto, a presto.